chiamo Davide, ho 26 anni e ho da poco terminato la mia laurea magistrale in ingegneria biomedica e in bioingegneria e nanosistemi tra Politecnico di Milano e Istituto Superiore Tecnico di Lisbona. Ho scelto questo percorso principalmente per la figura che avevo dell'ingegnere, ovvero di un problem solver. E l'ingegneria biomedica mi ha aiutato ad applicare questa proprietà all'essere umano, che altro non è che uno degli organismi più complessi e quindi anche molto affascinante. Ho poi da poco intrapreso un dottorato di ricerca in ingegneria medica alla Queen's Mary University di Londra. Il mondo della ricerca non è sempre stato la mia passione, almeno finché non ho iniziato a studiare per la mia tesi magistrale. In questa mi sono occupato di produrre dispositivi rapidi diagnostici per diagnosticare delle infezioni batteriche ospedaliere. Questo studio aveva il duplice obiettivo sia di limitare la diffusione, ma anche di velocizzare la diagnosi. E quindi è stato molto appassionante dedicarmi a qualcosa che avesse lo scopo di migliorare la qualità di vita del paziente, ma anche di proteggere la comunità. Ho quindi ricercato nel mio dottorato qualcosa con una finalità simile. D'altronde per me la ricerca è sempre stato sinonimo di scoperta e curiosità, ma anche avere un impatto concreto nella società. Il punto focale è la vista, che è una delle capacità umane più complesse e quindi anche essenziale. E perderla riduce drasticamente la qualità della vita del paziente. Il mio dottorato si focalizza sul scoprire quali sono le caratteristiche di patologie invalidanti della retina e fare un passo avanti verso la loro risoluzione. Praticamente mi occuperò di creare un modello cellulare e quindi riprodurre in provetta alcune componenti dell'occhio, per poi usare questo modello per studiare quelle che sono il decorso della patologia e produrre test farmacologici per validare nuove medicine. Allora, innanzitutto mi affascina molto il fatto che i topic toccati siano estremamente innovativi, dalla medicina rigenerativa agli organi on chip. In breve, questi si occupano di creare modelli su scala ridotta in dispositivi che occupano il palmo di una mano. Essendo un ambito di ricerca poco esplorato, questo lascia al ricercatore ampio spazio per esprimere la propria curiosità e le proprie competenze e individuare l'ambito di ricerca più profittevole. Inoltre mi affascina anche la multidisciplinarità che richiede questa ricerca, dalla biologia alla microfabbricazione. Parafrasando le parole di un noto pacifista, vorrei essere quel cambiamento che desidero vedere nel mondo. E per questo mi piacerebbe gestire un team di ricerca e sviluppo proprio nella medicina rigenerativa, che sta innescando una rivoluzione in ambito medico e a cui vorrei partecipare. Mi affascina però molto anche l'ambito didattico e quindi l'idea di contribuire alla formazione degli scienziati del domani. Potremmo dire che il mio sogno sarebbe quello di coniugare entrambe le attività.